Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, 18 febbraio, More Veneto. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di Sant'Eutichio, patriarca di Costantinopoli. Oggi avvenne, 18 febbraio 1682, muore a Venezia Baldassare Longhena, architetto e scultore. Tante sue opere sono miti insuperabili: la Chiesa della Salute, il Duomo di Chioggia, le Procuratie Nuove, la Scalinata della Biblioteca di San Giorgio Maggiore, Palazzo Belloni Battagia a Venezia, la Cappella Vendramini in San Piero di Castello, la Chiesa degli Scalzi, Capesaro, Palazzo Zane Collalto, la Chiesa dell'Ospedaletto dei Santi Giovanni e Paolo, Carezzonico, Villa Pacagnella a Conegliano, Villa Angarano a Bassano del Grappa e molte altre opere ancora. Oggi con noi. Nato a Padova, frequenta Venezia da sempre per motivi familiari. La madre dalmata era cresciuta a Venezia, e accademici, la laurea, il dottorato di ricerca, professore a contratto con l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, lo IUAV. Alterna per 20 anni l'attività di architetto libero professionista con l'insegnamento universitario a Venezia, Trieste, Ferrara e visiting professor a Oxford e Valencia in Spagna. Pubblica alcuni libri e numerosi articoli anche in riviste internazionali. Da 20 anni è residente a Venezia e già da 8 anni è guida turistica abilitata della città di Venezia. Da 4 anni è anche presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Venezia e da 1 anno operatore di turismo esperienziale. Elabora assieme ad alcuni colleghi il progetto Guide di Venezia per un turismo sostenibile, confratello della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e della Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone. Per la rubrica Oggi con noi ritorna il nostro atteso ospite Stefano Croce. Ciao Stefano, è bello riaverti ancora con noi a Buon Compleanno Venezia e in particolare oggi per ascoltare la tua esposizione su questo insigne architetto e scultore della Repubblica di Venezia, Baldassare Longhena. Buongiorno Fabio, grazie di avermi invitato di nuovo a questo tuo interessantissimo programma. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque oggi, come sapete, parleremo di Baldassare Longhena, architetto e scultore. Allora, subito dobbiamo un po' sfatare quello che in molti libri c'è scritto di Baldassare Longhena, cioè che sia un autodidatta, e questa cosa è stata riproposta sempre, fino soprattutto agli anni 50, ma in realtà noi sappiamo che non solo era il figlio di uno scalpellino di origine bresciana, 3 fratelli, eccetera, ma lui frequentava la bottega paterna in modo assiduo e soprattutto non la frequentava solo lui, perché lui appunto cresce lì, ma la frequentavano i maggiori scultori e architetti dell'epoca. Scultori come Alessandro Vittore, Girolamo Campagna e architetti del 600 veneziano, tutti sono famosi, ma certamente Vincenzo Scamozzi è tra quelli più importanti. Secondo il Temanza, che è un altro architetto e scrittore settecentesco questa volta, lui è stato proprio allievo dello Scamozzi, che tra l'altro viveva nella stessa contrada di San Severo dove viveva la famiglia Longhena. E il Temanza ci parla anche del fatto che Longhena conosceva il trattato dello Scamozzi come conosceva quello del Palladio e del Serlio. Ha, devo dire, una piuttosto precoce capacità di farsi valere, farsi notare, cominciare a fare i primi suoi lavori, perché è un po' costretto in questo dal fatto che lui ha circa 20 anni che muore il padre, muore lo zio, e quindi di fatto lui diventa il capo della bottega. E lo stesso anno muore anche quello che è stato appunto il suo maestro, cioè Vincenzo Scamozzi.
A questo punto comincia con le piccole opere per private, ad esempio, naturalmente sotto il proto della Repubblica Bartolomeo Manopola, a completamento nel cantiere delle prigioni nuove, cioè le prigioni quelle collegate per capirsi con il Ponte dei Sospiri. Però la prima opera di una qualche importanza è di pochi anni dopo, lui ha poco più di 20 anni, è un monumento funerario nella chiesa di San Giorgio dei Greci. Diventano più importanti le sue commissioni qua, un paio d'anni dopo, quindi lui ne ha circa 23, e allora sono dei palazzi in Pana Grande, il palazzo d'Aleste di fianco alla Misericordia, cioè comincia ad avere delle commissioni di una certa importanza. Ora volevo aggiungere, per coloro che conoscono un pochino Venezia, il fatto che lui ha fatto due licei, quelli che adesso sono due licei, il palazzo Basadonna ora è il liceo artistico, la facciata del palazzo, e ha fatto la chiesa di Santa Giustina, che ora è l'aula magna del liceo scientifico Venezia. Però ci stiamo avvicinando al suo grande incarico che porterà avanti per tutta la vita, che è appunto la chiesa della salute. Aveva però già fatto una chiesa, quindi aveva già avuto un incarico importante prima di quest'altro. Naturalmente sono incarichi che vengono dati con concorso, non vengono dati per affidamento, ma lui aveva già avuto l'incarico di un'importante chiesa, cioè la cattedrale di Chioggia, che era bruciata e doveva essere ricostruita, e lui appunto riesce ad avere questo importantissimo incarico. Importante, dobbiamo dirlo, perché è il momento un po' particolare per Venezia, soprattutto per i rapporti di Venezia e il papato. Cioè abbiamo avuto pochi anni prima il problema dell'interdetto, nei primi del Seicento, e i gesuiti sono ancora fuori Venezia, non possono ancora rientrare a Venezia, quindi la crisi non è del tutto risolta e appianata, e quindi questi cantieri, queste grandi ricostruzioni ecclesiastiche sono modi anche per, come dire, ristabilire i buoni rapporti tra Venezia e papato, e quindi la cattedrale di Chioggia è tra questi. Adesso si parla però del problema della salute, cioè la crisi che c'è stata a causa della peste e il voto che la Repubblica fa per la costruzione di questo nuovo grande tempio votivo. Sappiamo che c'era già stato un tempio votivo, quello del Redentore, e ora c'è questo voto pronunciato dal Doge a San Marco, 26 ottobre del 1630, per la costruzione di un nuovo tempio. Una commissione, perché sempre funziona così a Venezia, che viene incaricata una commissione di nobili che deve portare avanti questo compito. Il primo compito è quello di individuare dei possibili siti, ne vengono individuati 8 e poi viene scelto come ultimo il sito dove c'era la chiesa della Santissima Trinità, il complesso della chiesa, scuola e convento, che era esattamente all'imbocco del Canal Grande, praticamente subito dopo la Dogana d'Amar. Si propone questo concorso e vi partecipano 11 progettisti, con 11 progetti naturalmente. La cosa curiosa, però non troppo, perché avviene anche adesso, è che subito dopo la proclamazione di questo concorso, e questo è poco dopo, quindi siamo nel 25 marzo del 1631, si fa la processione con l'apposto della prima pietra. Curioso, perché non c'è ancora un vincitore, quindi non si sa ancora quale sarà la chiesa che verrà costruita. In realtà non è proprio il 25 marzo, perché il Doge è indisposto e la cerimonia viene rimandata di qualche giorno. Il problema del Doge evidentemente non era così passeggero, perché il Doge morirà con i contarini il giorno dopo. Però comunque viene fatta questa processione, una processione con anche un ponte di barche che attraversa il Canal Grande, che parte da Piazza San Marco, ma non è una processione quella che noi ci possiamo immaginare, nel senso che il ponte di barche costruito non viene costruito dove ora si fa il ponte votivo, ma è un ponte che va dal fianco del Ca' Giustinian, quella che noi conosciamo come la Biennale, e va esattamente proprio in quello che adesso è il Campo della Salute. Quindi un po' diverso da quello che viene fatto adesso. Torniamo al concorso. Questi 11 progetti presentati, la commissione ne sceglie due. Ne sceglie due e ne sceglie uno per tipo. Un tipo architettonico diverso, una chiesa a pianta centrale e una chiesa più allungata, pianta longitudinale si dice.
e quindi non sceglie il tipo, ma propone uno per tipo, quindi due progetti alla commissione, al Senato, lo propone al Senato. Ora il Senato aveva già posto delle condizioni a questo concorso, andiamo a vederle per capire come mai vince uno piuttosto che l'altro. Le condizioni sono che questa chiesa, questo tempio, debba essere un simbolo visivo della rinascita di Venezia dopo la peste. Teniamo presente che è stata una crisi incredibile, quella della peste a Venezia, questa peste del 630-31, perché sono morte decine di migliaia di persone, un terzo della popolazione circa. La seconda richiesta è di avere, questo tempio deve avere pompa e magnificenza, abbastanza particolare come richiesta perché nel tempio precedente, quello della peste precedente appunto che ha dato luogo alla chiesa del Redentore, in quel caso si era chiesto l'opposto, si era chiesto sobrietà e solidità, perché era il momento della controriforma, ma qui ci deve essere un simbolo, cioè la Chiesa deve essere simbolo di importanza, di rinascita, e quindi questa pompa, magnificenza, che significa anche visibilità della Chiesa, e per questo viene scelto il luogo all'imbocco del Canal Grande, è un dato fondamentale e importante per il nuovo edificio. Tra l'altro, questa grandezza e visibilità e pompa avrebbe anche, come dire, ribadito la fede di Venezia, la fede cattolica di Venezia, che, come dire, è stata messa un po' in crisi dal papato proprio per la questione dell'interdetto di non molti anni prima. Si chiede però, anche per quanto riguarda l'interno, due condizioni: che l'occhio, al momento dell'ingresso, fin dal momento dell'ingresso, possa dominare tutto lo spazio della chiesa, possa comprendere lo spazio della chiesa. E inoltre si chiede che lo spazio interno sia tutto ugualmente ricco e luminoso. Bene, i due progetti che vengono presentati alla Commissione sono per lo spazio longitudinale, cioè quella forma allungata, dicevo, il progetto di Antonio Smeraldi. Questo Antonio Smeraldi è figlio d'arte, cioè figlio di un architetto che non era forse l'ultimo arrivato, visto che il padre aveva fatto la facciata di San Piero di Castello. Il problema di una chiesa longitudinale è che quello spazio che era previsto per la chiesa non è molto profondo e quindi se si fosse dovuto fare la chiesa ovviamente in proporzione con la lunghezza sarebbe stata una chiesa relativamente piccola e quindi poco visibile. L'altro spazio, quindi l'altro progetto selezionato è quello di Longhena e quindi è uno spazio centrale. Longhena ha circa 33 anni. E Longhena fa una chiesa a forma ottagonali ed è uno spazio che non si è mai visto a Venezia, è uno spazio assolutamente innovativo, soprattutto per Venezia, e Longhena la descriverà così: una rotonda macchina che mai si è veduta né mai inventata. Ora lui in realtà ricama un pochino su questo mai si è veduta, mai si è inventata, perché in realtà spazi ottagonali ce ne sono stati nella storia della Chiesa, ad esempio San Vitale a Ravenna, Chiesa bizantina, ottagonale, chiese rotonde ci sono state. Nel Rinascimento però era uno spazio, come dire, molto tralasciato perché c'era qualcosa, nel senso che ci sono esempi pittorici, stato il progetto di Antonella San Gallo per San Giovanni dei Fiorentini, ma non mai costruite, quindi non ci sono chiese di questo tipo nel Rinascimento. Quindi a questo punto c'è la scelta del Senato opta appunto per le caratteristiche che abbiamo detto prima, cioè il simbolo, la pompa, la magnificenza, l'occhio, eccetera, ugualmente ricca e luminosa, sceglie il progetto di Baldassare Longhena. Nonostante avesse il Senato, molti avessero dei dubbi sulla staticità di questo edificio, perché è una forma innovativa, imponente, una cupola veramente mai vista, soprattutto a Venezia. E quindi teniamo presente che non sono ancora state fatte le grandi chiese barocche a Roma del Bernini e Borromini. Quindi siamo veramente di fronte a un edificio eccezionale. Molti dubbi sulla staticità, però evidentemente è stato convincente l'architetto. Risponde l'architetto a questi dubbi nel momento della costruzione con delle soluzioni molto interessanti e molto inedite. E statiche che riescono, come dire, a dare staticità alla cupola e sono quelli che noi vediamo, quelle enormi volute che sono tutte attorno alla cupola, che sono quelle che danno con il loro peso la staticità appunto della cupola della basilica. Poi si è anche favoleggiato e ancora lo troviamo scritto in modo
come dire, martellante la questione dei pali di fondazione. Lo troviamo più o meno dappertutto, 1.100.000 pali di fondazione. Ora è stato fatto il conto che non ci stanno, proprio veramente non ci stanno fisicamente. E quindi in realtà non è possibile questa cifra, e i numeri invece di chi li ha calcolati sono circa un decimo, quindi siamo 110.000 pali di fondazione. Quindi si ridimensiona un po' il mito di questa grande chiesa, grande basilica. Un altro elemento che è curioso, è un elemento che anche questo è ribadito in modo incessante, sono i 15 gradini che portano del piedistallo in cui viene innalzata la basilica, i 15 gradini che appunto si devono salire per entrare in basilica, però sono 16. I 15 avrebbe avuto il senso di essere il Tempio di Salomone, il Gerusalemme, i 15 salmi ascensionali, quindi il 15 avrebbe avuto in senso, e 15 sono in effetti i gradini del Redentore. Ma qui sono 16, quindi io qui non ho ancora capito, sarebbe curioso saperlo, come mai poi alla fine, forse motivi pratici, ha portato questo numero 15 che è scritto in tutti i testi, in realtà a un numero effettivo di 16. Bene, adesso volevo dire un'altra cosa che riguarda la salute ancora, perché l'architetto non solo fa uno spazio rappresentativo, delle soluzioni statiche interessanti, innovative, è veramente ardite, quasi mi verrebbe da dire, ma fa anche degli spazi perfettamente funzionali. Cioè lui prende a prestito quello che già era funzionava e era già presente nella Chiesa del Redentore, perché anche la Chiesa del Redentore è una chiesa processionale. Noi tutti sappiamo che anche per il Redentore c'è il ponte di barche, si va in processione, eccetera, quindi all'interno si svolgeva una processione e c'era il luogo in cui c'era la Signoria e il Senato. Nella Chiesa del Redentore c'è la zona del presbiterio che ha sui lati due esedre, cioè due rigonfiamenti semicircolari che come dire, ampliano lo spazio verso l'esterno, a destra e a sinistra, e lì sedeva appunto la Signoria e il Senato. Mentre invece il popolo stava naturalmente nella navata. Qui, come dire, c'è una sorta di aggiornamento dal punto di vista funzionale, soprattutto in funzione di una processione. Cioè, come avveniva la processione, o come avveniva nel momento in cui il 21 di novembre c'era la festa della salute, allora, con non il ponte di barche, ma la Signoria e il Senato andavano in barca alla salute. Questo avviene da quando la salute era abbastanza avanti, come dire, nella costruzione, si poteva cominciare già a dire messa all'interno. Entrano il doge, la Signoria, eccetera, e i senatori vanno dritti, passano per il portone principale, vanno dritti e quando arrivano nella zona del presbiterio si spostano a destra e a sinistra in queste due esedre, appunto, dicevo, i rigonfiamenti, che sono identici praticamente, mutuati dal Redentore. Il doge subito a destra, perché era la posizione che ha anche a San Marco, e poi loro assistono ad una messa, al Te Deum, e poi nello stesso modo, sempre passando attraverso lo spazio centrale, escono dalla chiesa. Poi c'è la volta di tutta la processione, cioè a cominciare dalle scuole grandi, naturalmente, migliaia, decine di migliaia di persone entrano, ma non più dal portone centrale, entrano da due porte laterali, che sono le porte che normalmente sono quelle per le quali si entra la salute. Il portone centrale si apre normalmente soltanto il giorno della salute o comunque nelle grandi manifestazioni. E quindi si entra da una porta laterale subito di fianco al portone centrale, si fa il percorso attorno al deambulatorio ottagonale e si esce per la porta simmetrica dalla parte opposta. E quindi il fatto di avere questo deambulatorio, diciamo, molto più amplificato rispetto al Redentore, che è veramente ridotto, e aver aggiunto queste due porte minori ai lati di quella principale, ha, come dire, perfezionato il meccanismo e soprattutto l'utilizzo funzionale e processionale di questa chiesa rispetto a quella che era stata la sua precedente, in quanto anche il Redentore è stata appunto fatta per una peste, per un voto e per un mantenimento di questa processione che ricordava il voto. E quindi in questa modalità si è stato in alcuni casi visto, non solo anche per fattori stilistici,
come una sorta di aggiornamento delle forme palladiane e anche della funzionalità del Redentore. Ora purtroppo c'è da finire per concludere che il Longhena muore a un'età più che rispettabile perché avrà 85 anni, nel 1682, giusto 5 anni prima, cioè la chiesa non è ancora completata, verrà completata 5 anni dopo da Antonio Gaspari, un altro architetto, e quindi non l'avrà mai totalmente completata, soprattutto nei decori e nelle statue, sia all'interno che all'esterno. Però in questo modo lui ha, come dire, passato praticamente una vita continuando la costruzione di questo tempio, ma contemporaneamente anche facendo molti altri interventi minori o più o meno importanti anche a Venezia. Stefano Croce, con la sua preparazione, ha ben saputo illustrarci la figura e l'opera di Baldassare Longhena, ma ora, come da consuetudine, chiediamo al nostro ospite di suggerirci una lettura per implementare la nostra conoscenza con questo grande artista. Il libro che mi sento di suggerire è un libro abbastanza ponderoso, ed è il libro che si chiama appunto Baldassare Longhena, 1597-1682. È scritto da Andrew Hopkins ed è decisamente un po' il riferimento sia per quello che vi ho raccontato, ma anche uno dei libri più approfonditi che riguardano quest'autore. Ringraziamo quindi Stefano Croce per essere ritornato nostro ospite a Buon Compleanno Venezia. Gli auguriamo ogni successo per la sua professione e gli rinnoviamo ancora il nostro invito per riaverlo presto a Buon Compleanno Venezia. Grazie Stefano. Grazie a te Fabio, grazie di avermi invitato e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Fa più bacan un caro vodo che un caro pien. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.